Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giù di Muscolo Vita. Questo sarà un video diverso, editato in modo un po' particolare. Fatemi sapere se vi piace lasciandoci un like, che veramente mi aiuta a capire se vi piace e mi aiuta a portare questi video davanti a più gente. Questa è una guida della dieta flessibile, di come calcolare calorie e macronutrienti, e vi faccio vedere i miei pasti alla fine, una giornata diciamo perfetta. Detto questo, basta parlare, let's get it. Ok, hai deciso di perdere peso e di rimetterti in forma. Vuoi bruciare grassi e vuoi passare da questo a questo. Oppure vuoi passare da questo a questo. Beh, la cosa migliore è che più o meno devi fare la stessa cosa. Mangiare di meno e muoverti di più. No, ma non può essere così semplice. Eh già, invece è così semplice. Attenzione, è semplice ma non è facile. Per questo pochi riescono veramente a rimuovere tanto grasso e soprattutto a restare in questa condizione più definita a lungo termine. Pensiamo alle opzioni che hai. Puoi decidere di mangiare meno carboidrati o di toglierli totalmente dalla tua dieta. Puoi decidere di mangiare meno grassi o di toglierli completamente dalla tua dieta. Puoi decidere di smettere di mangiare completamente e di stare a stecchetto. Oppure puoi decidere di investire 10 giorni a tracciare i tuoi macronutrienti, le proteine, i carboidrati, i grassi e le tue calorie. Le prime due o tre funzioneranno per un po' di tempo. Magari le prime settimane perderai tanto peso, ma mi stai dicendo che per il resto della tua vita non consumerai più carboidrati o grassi? Niente pizza? Niente pasta? Per il resto della vita starai a stecchetto? Non è realistico per la maggior parte di noi. Appena riprenderai a mangiare normalmente, ecco che ti riabbufferai e tornerai a mettere su peso. Inoltre non imparerai realmente a capire come fare a mangiare in modo equilibrato e sano, e soprattutto di quanto hai bisogno per mantenere o diminuire o aumentare il tuo peso corporeo. Le diete elencate sopra funzionano tutte allo stesso modo, il deficit calorico. Secondo la ricerca scientifica, ciò che si vede in pratica con tutti gli atleti è che il bilancio energetico a fine giornata deve essere in negativo se vuoi perdere peso. Se vuoi passare da questo a questo, o da questo a questo, il tuo introito calorico deve essere minore del tuo fabbisogno giornaliero. Puoi fare una stima del tuo fabbisogno calorico con la seguente formula semplificata. Prova in pratica per 4-5 giorni, vedi se c'è da aumentare o diminuire le calorie, in base a come risponde il tuo peso. Calcola poi i tuoi macronutrienti. Come ultima cosa, scarica di un'applicazione e compra una mini bilancia da cucina per pesare tutto ciò che mangi, o fai una stima perché, come dico io, la costanza è meglio che la perfezione. Questo è ciò che ho fatto anche io. Ho perso 8 kg dall'inizio della mia fase di definizione, passando da 82 kg a 74 kg attuali, e ho dovuto riabbassare le calorie un paio di volte in modo da continuare a perdere peso e bruciare grassi, perché chiaramente ci saranno dei punti di stallo e quindi devi riabbassare le calorie in modo da superarli. Ora sono a 2000-2100 calorie di target. Questa non è una dieta che funzionerà per tutti, ognuno di noi deve fare i propri calcoli, ma vi faccio vedere una dieta esemplare per aiutarmi a stare a dieta, restando sazio, soddisfatto e pieno di energie per l'allenamento. Pasto numero 1. Non mangio niente perché faccio il digiuno intermittente. Dato che ciò che importa è il totale calorico di micronutrienti e di macronutrienti a fine giornata, non devi per forza fare colazione. Io uso questa strategia che si chiama intermittent fasting, che mi permette di risparmiare delle calorie a inizio giornata, quando ho meno fame e soprattutto più forza di volontà per stare a dieta, per poi fare dei pasti più consistenti nell'arco della giornata. Quindi ora, solo caffè con un po' di dolcificante e un goccio di latte scremato, che sì, va a interrompere il digiuno, ma non è quello il punto. A me interessa risparmiare le calorie, e anche dell'acqua, tanta acqua per accompagnare. Questo pasto mi sveglia, l'acqua mi idrata, il caffè mi fornisce un po' di caffeina per sopprimere la fame ed essere più produttivo. Se siete studenti o lavorate in ufficio, vi consiglio di fare ugualmente. Pasto numero 1, questo è il pasto pre-workout, prima dell'allenamento, e quindi è un pasto molto importante. Teoricamente, secondo la scienza, sembrerebbe saggio consumare 20-30 grammi di proteine prima dell'allenamento, fino anche a una quantità di 0,5 grammi per chilo corporeo, come consiglia Menno Hanselmans. Però in pratica ognuno di noi risponde a qualche alimento diverso o combinazione di alimenti diversi in modo differente. Quindi l'importante è che hai tanta energia e sei performante durante l'allenamento. Puoi mangiare o puoi non mangiare, vedi tu. Ti consiglierei di provare in pratica. Ad esempio, puoi mangiare un pasto più grosso con anche carboidrati e grassi, ma magari questo sarà 1-2 ore prima dell'allenamento. Oppure ne puoi mangiare uno più piccolo, magari 30 minuti fino a un'ora prima dell'allenamento. Nel mio caso, una pitta con della fesa di tacchino per le proteine e sale, importante per le contrazioni muscolari, e una pesca per aumentare i carboidrati e fornire alcuni micronutrienti, come il potassio e la vitamina C. Pre-workout, questo è il prodotto che prendo 20 minuti prima dell'allenamento, è il The Pre-Workout di MyProtein al gusto Sour Gummy. Attualmente hanno in stock anche il gusto Coca-Cola e Fruit Punch, se volete provarli. Di solito prendo mezzo misurino che mi fornisce 150 mg di caffeina e insieme alla L-carnitina e la beta-alanina ha un'azione sinergistica che aumenta di parecchio la mia concentrazione e la mia performance in palestra. Non è assolutamente essenziale, un normale caffè va benissimo, ma se volete provarlo vi lascio il link e il codice sconto in descrizione.
Eccoci col secondo pasto vero e proprio della giornata. Anche qui un po' di carboidrati e fibre dal pane integrale, proteine dal mix uova intere e bianchi d'uovo e un po' di carbo, fibre e micronutrienti dalla banana e dai mirtilli. Di solito ho una fame assurda post-workout, quindi mi faccio un pasto rapido. Questo qui ci avrò messo 5 minuti al massimo e mi riesce a riempire almeno per un po' per aspettare il prossimo pasto. Eccoci con la cena, pasto 3 della giornata. Un piattone con della carne rossa magra, provo a trovare dei tagli col 5-10% di grasso per stare più basso in grassi che poi nemmeno mi piacciono tanto, come fonte proteica principale. Dei pomodorini, degli spinaci e ancora un po' di pane per dei carboidrati e anche un po' di hummus, ovvero pasta di ceci per un po' di grassi, che preferisco per inzuppare il pane invece di aggiungere l'olio alla carne. Invece per dessert, questo è lo snack post cena e mi lascio sempre spazio per qualcosa di dolce che mi soddisfa. In questo caso un po' di cereali special cake con del latte scremato o parzialmente scremato per un po' di calcio e a fianco uno dei nuovi cookie di MyProtein, il Field Cookie a doppio cioccolato con ripieno di caramello. E pensate che il solo cookie ha ben 20 grammi di proteine e se lo mettete 15 secondi a microonde si scioglie e viene buonissimo. Se siete alla ricerca di un dolce ma senza distruggere la dieta ve lo consiglio veramente. Ultimo pre-nanna, qui è quando prendo la mia creatina monohydrate, 5 grammi al giorno ogni giorno, quando mi ricorda, sarò sincero, perché spesso mi dimentico, e anche un caffè decaffeinato o camomilla prima di andare a letto. Mi rilassa e mi riempie se ho ancora fame, perché odio andare a letto sentendo ancora la fame. A volte è inevitabile, ma con la dieta di oggi devo dire che queste 2000 calorie sembravano un bel po' di cibo. Ed eccoci che siamo giunti alla fine di questo video, i miei macronutrienti totali della giornata li metto in questo momento. Vi ricordo, questi sono i macro che ho calcolato io per me e che ho testato in pratica, lo faccio da 4-5 anni e so fare perfettamente. Vi ho lasciato anche a voi la guida all'inizio se volete provare a calcolarli voi stessi, altrimenti come sapete io offro consulenze e piani alimentari, quindi con calcolo per voi le vostre calorie, i vostri macronutrienti e vi mostro anche degli esempi di schemi che potete seguire. Ovviamente trovate tutto col link in descrizione, trovate anche tutti i miei programmi su base scientifica. Io vi ringrazio ancora tantissimo della visualizzazione, mi raccomando se non siete ancora iscritti iscrivetevi, se non ci avete ancora lasciato un like ci mettete un secondo, lasciatemi un like e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!